L'abito da lavoro della ciclista è giallo quando lei è in Francia, oppure rosa se sta in Italia, o anche rosso quando va in Spagna. C'è poi il verde della classifica delle montagne, poi il nero dell'ultimo arrivato. Così accadeva sino a qualche anno fa, quando ancora la chiamavano la maschiaccia, perché a lei non soltanto piacevano i giochi dei maschi, ma anche gli sport dei maschi. Alle eleganti movenze della ginnastica ritmica o a quelle quasi aeree del nuoto a farfalla, lei preferiva il campetto di calcio. Unica femmina e anche molto brava. E soprattutto la bici. Insieme alla bici poi lei amava i corridori, ipnoticamente assorbiti dalla televisione in tutte le loro forme, corse a tappe, in linea, alla pista e così via. Finché a un certo punto iniziò a scoprire che le cose non stavano come lei aveva sempre creduto. Articoli sempre più clamorosi le chiarirono che non era tanto una questione di muscoli, di riflessi, di intelligenza, di tattiche, di astuzie, di alleanze, di massaggiatori e di auto di meccanici disordinatamente pieni di cose e sempre pronte a soccorrere per rimediare alla catena che saltava o alla gomma che si bucava. No, con l'orrore di un odio crescente lei scoprì che in realtà si trattava soltanto dell'esibizione pubblica e sfacciata di un gruppo di tossici, sostenuti da una ben protetta banda di fusce. Da allora il suo abito da lavoro di ciclista si era ridotto a un paio di cuffie che collegate all'iPod ritmicamente accompagnavano la sua pedalata cittadina. Finché un giorno, improvvisamente, si risvegliò in un letto d'ospedale e quando le dissero cosa era accaduto ricordò una rima che insieme a molte altre un suo vecchio amante le aveva dedicato. Ci restò piuttosto male nel suo letto d'ospedale quando seppe che era stato a gettarla sul selciato l'autobus comunale a basso impatto ambientale. Ancora intontita dall'anestesia, si riaddormentò, quasi sorridendo.